UTET realizza la mostra Visioni Impossibili per far capire cosa possono fare le nuove tecnologie, in particolare l'alta definizione, per la fruizione dell'arte. Siamo convinti che nel momento attuale esista un vero e proprio salto qualitativo nell'acquisizione fotografica dei capolavori d'arte. E questo ci consente di fare mille cose. Alla UTET come casa editrice consente di fare volumi di grande formato di eccezionale qualità, consente di riprodurre capolavori d'arte anche in dimensione reale, quindi in scala 1 a 1, e questa è una grande opportunità per la più antica casa editrice d'Italia, che però ha abbracciato le nuovissime tecnologie. Quindi la mostra si intitola Visioni Impossibili perché quello che ieri era impossibile oggi è possibile grazie alle nuove tecnologie. Quindi una mostra dove al centro ci sono dei cloni, li abbiamo chiamati così perché rasentano la perfezione. Naturalmente nessuna intenzione di gareggiare con gli originali, ma semmai di dare un'opportunità in più, una chance in più agli stessi capolavori di essere conosciuti e apprezzati. Immagino lo scenario futuro, uno scenario per la didattica dell'arte dove i cloni possono fare moltissimo, sia sotto forma di cloni in stampa, poi ritoccati e definiti da artigiani, sia sotto la forma di proiezioni o di applicazioni per computer o per tablet. Quindi grande scenario per dove il nostro intento è questo, cioè seguire la nostra mission di sempre, cioè la passione per la cultura, unendo, sposando le nuove tecnologie. Per questo abbiamo realizzato questa mostra in collaborazione con Alta Definizione.